Leggiamo due mail ancora a proposito di Carlos Tevez. Emanuele da Torino ci scrive: pur con tutte le opportune differenze del caso, la coppia Tevez-Llorente mi ricorda un po' la coppia del Piero Trezeguet. Mi sembra che tra i due ci sia molta intesa e affiatamento. È un po' di anni che la Juve non ha una coppia di attaccanti che si sposano così bene. Il vostro parere? E questa è una, grazie Emanuele. Poi Francesco dalla provincia di Benevento ci scrive: per me gli 11 punti in più rispetto allo scorso anno li dobbiamo alla concretezza di Tevez e Llorente. Partite come queste, cioè quindi con quella contro il Milan, giocate in questa maniera, come domenica appunto, l'anno scorso, gli anni scorsi le avremmo perse. Buonanotte, non ce la faccio oggi. L'anno scorso le avremmo perse. Perché effettivamente i due sono concreti, come diceva prima il nostro amico Emanuele, in effetti si sposano bene. Assolutamente sì, Però assolutamente Tevez ha sì. più grinta di Del Piero. Ah sì? Però lui fa il paragone non tanto questo, però effettivamente erano una grande coppia gol, no? Tra l'altro Tevez e Llorente sono arrivati a 24 gol, quindi sono la coppia del campionato insieme a Cerci e Immobile. Però voglio dire, allora, una cosa è la grinta, una cosa è la tecnica. Allora, se Certo. dobbiamo pesare, sono sempre giochini così Sì. televisivi, da bar, via dicendo, perché è chiaramente. È impossibile fare questo lavoro qui. Ogni modo, se noi mettiamo su una bilancia la coppia Trezeguet del Piero e quell'altra Llorente Tevez, possiamo dire che dal punto di vista tecnico sono sicuramente più forti del Piero e Trezeguet. Secondo me non ci piove. Sicuramente. Dall'altra parte c'è un giocatore che non assomiglia né a Trezeguet né a Del Piero ed è Tevez. Tevez è un giocatore, giustamente Giuliano prima ha fatto il suo elogio, che non sta fermo un attimo, attacca ogni palla, può giocare da trequartista e da rifinitore, Aiuta anche in fase difensiva, cioè comunque si non è muove. solo prima punta, No, no, no. non è una prima punta, per il resto può fare quello che vuole, ha una tecnica individuale incredibile, ha una potenza incredibile, e il gol contro il Milan è lì a dimostrarlo, per cui è. In questo giochino un atipico. Dal punto di vista della tecnica, mi sembra indubitabile che Trezeguet era molto più tecnico rispetto a Llorente. Su questo Certo. non ci piove. Era anche più opportunista. Era, sì, segnava molto di più, insomma, ecco. Per Però si cui assomigliano, hanno eh. Di qualcosina testa in. sono forti tutti e due. Guarda che Trezeguet di testa non è che era questo fenomeno, È più ogni forte sì, Llorente, probabilmente di di testa è testa, più forte. sicuramente, Sei sì. 1,92, eh. Però l'altro era più bravo di piede, ad esempio. In modo, sono Beh, sì, vedi che poi, due certo. giocatori che rispetto al compagno, Tevez da una parte, Del Del Piero da Piero, quell'altra, sì. evidentemente sono compenetrati bene, per cui Esatto. formano sicuramente, andando indietro col tempo, ricordiamo Sivori e Charles. Allora, Sivori e Charles mi ricordano, grinta e corsa a parte di Sivori, Sì, trattino vabbè. Tevez, Llorente di oggi mi ricorda Charles. Mi ricorda Charles, perché sono tutti e due alti, grandi, bravissimi di testa, generosi, vi dicendo, sono i giocatori che qualsiasi mezza punta, come era Sivori o come Come adesso Tevez, Tevez, certo. vorrebbero avere. Ovviamente tra Sivori e Tevez, pur essendo due argentini e via dicendo, c'è una differenza enorme. Uno era un mago, e parlo ovviamente di Di Sivori, Sivori, certo. faceva impazzire la gente, i dribbling in 10 centimetri quadrati, la cattiveria non agonistica, ma proprio cattiveria punto, cioè, perché Sivori era veramente una carogna vivente, insomma. Sì, io chiaramente non lo posso sapere, No, ma nelle immagini le ho viste vabbè. anch'io, sì. Se gli dicevano di correre come Tevez, ti guardavi, oh, sono Ma scemo, so, io faccio i ciao! gol, vai e corri tu, capito? Completamente diversi, però come coppia, a distanza di decenni, è Anche bello perché confrontarli. non me lo vedrei Llorente dare lo Senti un po', schiaffo a Paolo. Tevez, sinceramente, No, no? no, no, si piglia un cartone Esatto. come Volevo faccio? farti una domanda.